Alla clinica Montevergine di Mercogliano la nuova TAC che fotografa il cuore in un battito, la Revolution GSI 128 strati. Si tratta per l'appunto della nuova TAC che rivoluziona la diagnostica per immagini, essendo stata progettata con l'obiettivo di effettuare la più ampia gamma di applicazioni standard e soprattutto oncologiche, ma votate espressamente allo studio del cuore, in particolare dell'anatomia delle coronarie, consentendo di controllare la funzionalità di bypass e stent. La definizione delle immagini è garantita dalla rapidità della scansione, che consente di acquisire i dati in un lasso di tempo pari ad un battito cardiaco, eliminando così gli artefatti da movimento. Il tutto per ridurre la necessità di ricorrere a procedure costose o invasive e assicurare esami di qualità con informazioni funzionali oltre che anatomiche. Con il dottor Gianluca Spidalieri, responsabile del Dipartimento Bioimmagini Clinica Montevergine, parliamo della nuova TAC che è proprio in dotazione alla Clinica Montevergine. Dottore, che cos'è la CardioTAC? La CardioTAC è una nuova TAC che ci permette di visualizzare l'albero coronarico e le camere cardiache. Che cosa rappresenta l'arrivo presso la Clinica Montevergine di questa nuova TAC? Ma sicuramente con l'arrivo di questa nuova TAC 128 strati di ultima generazione abbiamo avuto un'implementazione tecnologica fondamentale che va a completare l'iter diagnostico di un paziente. A cosa serve l'esame? L'esame serve a visualizzare, come già ho detto, le camere cardiache e le coronarie. È fondamentale per la prevenzione di pazienti a rischio e per il follow up di pazienti che già sono stati operati di bypass o con stent coronarici. Quindi possiamo dire che questo esame è indicato per pazienti già con patologie cardiovascolari? È indicato sì per pazienti già con patologie cardiovascolari, però è indicato anche per pazienti che hanno bisogno di prevenzione primaria, quindi con già fattori di rischio quali ipertensione, ipercolesterolemia, pazienti obesi o pazienti forti fumatori. Quali sono i rischi a cui va incontro il paziente? Questa è una TAC normalissima, quindi è una TAC che noi usiamo come mezzo di contrasto, quindi non c'è nessun rischio se non l'allergia del paziente, ma in questo problema viene superato perché usiamo una terapia desensibilizzante di 3 giorni. C'è quindi una preparazione del paziente prima dell'esame oppure no? Allora, noi di solito parliamo col cardiologo del paziente e facciamo sicuramente fare un inquadramento cardiologico. Il paziente deve venire a digiuno da 6 ore con gli esami di laboratorio di routine normali per un attacco normale con il contrasto. Il tutto quanto dura? Diciamo che l'esame è brevissimo, in un'unica apnea, quindi 5-10 secondi, noi abbiamo le immagini grezze che poi andremo a ricostruire successivamente per la visualizzazione dell'albero coronario. Questa nuova TAC in dotazione alla Clinica Montevergine è di nuovissima generazione, come lei ha ben ribadito. Ci spieghi quali sono le differenze con le altre macchine presenti sul territorio regionale? Non so. Allora, questa TAC è una TAC 128 strati, a bassissima emissione di radiazioni, significa che rispetto alle ultime TAC abbiamo 20 volte in meno l'esposizione di la radiazione dei pazienti. Inoltre utilizza un sistema di doppia energia, ciò significa che per vedere un'immagine, noi vediamo un'immagine a differenza densità e in un'unica esecuzione di esame possiamo valutare sia l'embolia polmonare, sia il dolore toracico dovuto a coronaropatia, sia a dissecazione aortica. Dottore, immagini molto più chiare, molto più importanti anche dal punto di vista diagnostico, cioè si va a fare direttamente in poco tempo? Allora, è una TAC velocissima, un tempo di risoluzione temporale e spaziale velocissimo, quindi in pochissimo tempo abbiamo la visualizzazione di tutte le camere cardiache e delle coronarie, e non solo. Legato al fatto della doppia energia che è fondamentale per valutare la diversa densità dei tessuti. Prescrivere questo tipo di esame tocca al cardiologo oppure io paziente che ho un sospetto, comunque una familiarità cardiologica, posso rivolgermi in clinica e chiedere di sottopormi a questo esame?
Diciamo che anche il paziente da solo può venire in clinica e fare l'esame tranquillamente. Per i pazienti che si rivolgono al cardiologo, di solito sono pazienti già cardiopatici, che già sono seguiti dai cardiologi e quindi che già hanno un inquadramento clinico. Spesso quando si effettua l'attacco viene utilizzato il mezzo di contrasto, lei ha ribadito anche in questo caso si utilizza. Nello specifico della CardioTac, quali sono le procedure a cui il paziente deve attenersi prima di effettuare l'esame? C'è questa fase preparatoria, l'abbiamo ribadito. Molti possono anche non sapere di essere affetti da allergie perché non hanno mai eseguito un esame con contrasto, quindi c'è una precauzione maggiore? Allora, questo è il mezzo di contrasto che noi usiamo, è un mezzo di contrasto iodato non ionico, che è il tipico mezzo di contrasto che si usa nelle TAC. Di solito il paziente allergico dovrebbe saperlo, ma lo sa sicuramente perché qua parliamo di allergia ai pollini, quindi allergie naturali, normali. In questo caso facciamo fare una terapia di desensibilizzante di 3 giorni, però noi lavoriamo in una clinica cardiologica. Quindi abbiamo a disposizione anestesisti, cardiologi, cardiochirurghi. Tutti a disposizione, certo. Ci spieghi a questo punto la fase di ricostruzione delle immagini, come si effettua e quanto tempo occorre? Quindi abbiamo detto che la tempistica è molto ridotta. Abbiamo detto che l'esecuzione dell'esame, l'acquisizione dell'immagine è velocissima, quindi in un'unica apnea, 5 secondi, 10 secondi al massimo, abbiamo i dati grezzi. Della TAC. Poi le immagini vengono inviate dalla TAC a una console di ricostruzione. Ecco, andiamo proprio a spiegare questa immagine che stiamo vedendo. Da questa immagine che cosa Già è una emerge? ricostruzione, un algoritmo di ricostruzione tridimensionale di tutto il cuore delle camere cardiache e delle coronarie. In questo modo noi riusciamo a vedere a 360 gradi tutte le coronarie come sta facendo vedere il mio tecnico. La durata dipende chiaramente da vari fattori che possono essere dalla patologia del paziente soprattutto e dall'acquisizione delle immagini. Vedi? In questo modo. Quindi da pochissimi, noi da 5 minuti a mezz'ora possiamo fare avere tutte le ricostruzioni in vari tipi di piani. Questo per noi profani, dottore, è un cuore che ha quale patologia? No, questo è un cuore, questo qua è una prevenzione, una diagnosi precoce, di paziente con fattori di rischio per patologie cardiovascolari che si è recato da solo nella struttura e ha voluto fare questo esame. Noi l'abbiamo fatto, l'esame è venuto tecnicamente perfetto, significa che ha un valore predittivo negativo 100%, cioè le coronarie sono indenni, quindi la sensibilità e la specificità è elevatissima. Quindi questo paziente ha evitato di fare la coronarografia e quindi ha fatto la TAC, la coronaria OTC e le coronarie sono indenni da. Questo tipo di esame può essere anche eseguito per pazienti che hanno stent bypass, no? Allora, questa TAC, abbiamo detto, oltre al fatto di come diagnosi precoce, è fondamentale anche nel follow-up di pazienti che già sono stati operati, no? Dal cardiochirurgo, quindi con bypass, abbiamo la visualizzazione di bypass e possiamo studiare anche gli stent coronarici. Ecco, in questo caso si segue il paziente anche dopo l'intervento Ci e segue, è la attraverso. forza di nostra, della nostra TAC è questa, cioè essere in una struttura con elevata specialità cardiaca, quindi abbiamo già gli emodinamisti, abbiamo il cardiochirurgo, quindi ci confrontiamo con loro e confrontiamo le immagini sia della TAC che delle coronariografie. Quindi possiamo dire che la nuova TAC è sì uno strumento di prevenzione ma anche di follow-up. Sicuramente è così. La CardioTac, o meglio, la Revolution GSA 128 strati, quindi dottore, è una macchina innovativa. Qual è il futuro della diagnostica per immagini che lei ipotizza? Sicuramente abbiamo già gettato le basi con questa nuova TAC, per uno sviluppo tecnologico importante per la Campania e per la clinica Montevergine. La forza, come già ho detto in precedenza, la forza di questa nuova tecnologia
è quella di essere stata montata in una struttura con alta specialità del cuore, dove già da parecchi anni si lavora in emodinamica e c'è la cardiochirurgia. Quindi noi non solo otteniamo le immagini di CardioTAC, ma facciamo un confronto con le immagini di coronarografia e con eventuali bypass di pazienti che sono stati operati. Questo continuo confronto con i colleghi ci permette di crescere in maniera esponenziale. Ecco, quando parliamo di salute si parla sempre di prevenzione, di volersi bene. Anche questa nuova TAC rientra nella prevenzione, l'abbiamo detto, nel follow-up. Possiamo dire, possiamo assicurare che al paziente che si deve sottoporre a questo tipo di esame ha in poco tempo una risposta ai suoi dubbi. L'esame non richiede, una cosa fondamentale è che l'esame non richiede ospedalizzazione, è un esame ambulatoriale. Il paziente viene qui, fa l'anamnesi con il medico, poi viene sottoposto alla TAC che dura, come ho detto, pochissimo e in 2 o 3 giorni può avere la risposta, l'esito dell'esame. Chiaramente può essere consigliato, se l'esame è negativo va bene, va a casa, però può essere consigliato di andare dal cardiologo di fiducia e quindi poi dall'emodinamista o dal cardiochirurgo. Tutti possono sottoporsi alla nuova TAC? Sì, tutti. Non c'è nessuna patologia che... La cosa fondamentale da dire è questa, siccome un esame, una TAC 128 strati con una velocità di esecuzione elevata, anche i pazienti con elevata frequenza possono sottoporsi a questo tipo di esame. Ricordo che noi abbiamo gli anestesisti, quindi il battito comunque lo stabilizziamo, comunque riduciamo la frequenza, ma pazienti già che vengono con una frequenza elevata possono fare l'esame. Questa è la differenza fondamentale con le altre TAC sul territorio. Chi si è già sottoposto a questo tipo di esame, dopo quanto tempo lo deve ripetere? E dipende dalla patologia che ha il paziente. Siccome è una bassissima dose di radiazioni, farlo una volta ogni anno e mezzo, 2 anni, non è che causa molti problemi. La clinica Montevergine dunque apre una nuova era con la nuova TAC, ponendosi in una posizione di vantaggio per affrontare le sfide del futuro e si conferma sempre più centro di eccellenza per le malattie cardiovascolari, consolidando la sua vocazione alla qualità che da sempre offre all'utenza.